Radio Yes, la radio della città di Roma. Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. Gaza City si sta consumando sotto il fuoco israeliano. I bombardamenti della notte hanno fatto crollare una palazzina di 4 piani facendo 9 vittime tra i civili. Il bilancio è salito a oltre 650 morti palestinesi in oltre 2 settimane di conflitto, principalmente civili, 31 i morti israeliani, di cui 29 soldati. Un operaio straniero è stato inoltre ucciso da un colpo di mortaio palestinese ad Ashkelon. Ad aggiungere pressione l'intervento dell'alto commissario per i diritti umani dell'ONU, Navi Pillay, al Consiglio straordinario di Ginevra. È imperativo che Israele, Hamas e i gruppi armati palestinesi osservino rigidamente le norme internazionali sui diritti umanitari e sui diritti dell'uomo. Questo consiste nell'identificare la differenza tra civili e combattenti. Decine di palloncini bianchi liberati in aria. Con quest'ultima cerimonia si è conclusa ieri sera ad Amsterdam la giornata del dolore in Olanda, la giornata del ricordo delle vittime del volo della Malaysia Airlines abbattuto giovedì scorso nei cieli ucraini, la giornata del lutto nazionale. L'Olanda esce da questa tragedia come un paese ferito e sgomento. Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Le imbarcazioni sono sempre più cariche di persone disperate in fuga dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, dalla Siria e da tanti altri paesi africani. Ieri a Taranto ha attraccato la nave San Giorgio della Marina Militare con a bordo 1.164 migranti salvati nel Mediterraneo. Dall'inizio di maggio si tratta del 7° sbarco di profughi nel porto della città ionica. Uomini, donne e ben 157 bambini sono stati messi in salvo. Il comune ha già messo a disposizione centri di accoglienza e viveri di prima necessità. Intanto i servizi segreti italiani mettono in guardia sul rischio di una letterale invasione di immigrati. Secondo l'intelligence sarebbero milioni di disperati pronti a partire dall'Africa verso il nostro paese. Tra i pericoli, infiltrazioni terroristiche, criminalità e diffusione di malattie infettive. Un vero e proprio allarme che riecheggia nei palazzi del governo italiano ed europeo, ma a Bruxelles gli interventi sul fronte immigrazione sembrano ancora lenti a partire. La Costa Concordia ha iniziato il suo ultimo viaggio, quello verso il porto di Genova, dove il relitto verrà demolito. Dopo le ultime verifiche, l'isola del Giglio ha salutato così per sempre la nave da crociera, 2 anni e mezzo dopo il naufragio. A Palazzo Madama si riapre alle 9.30 con alle spalle 6 giorni di sedute sulla riforma della Costituzione e 3 soli voti per 3 emendamenti all'articolo 1, ma soprattutto con le parole del Colle, che non ha esitato ad esprimere tutta la sua preoccupazione per il grave danno che deriverebbe dalla paralisi, un allarme che il capo dello Stato fa filtrare dopo aver incontrato il presidente Grasso, chiamato a gestire un'aula in cui l'ostruzionismo a suo dire sarebbe esasperato. Ho registrato un numero di richieste di voto segreto che non ha precedenti nella prassi parlamentare, 920 richieste di voto segreto su emendamenti. Per tale ragione ritengo opportuno anzitutto enunciare i principi ai quali ho inteso attenermi e intendo attenermi. L'articolo 113,4 del regolamento distingue le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione dalle deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali. Se non si fanno le riforme costituzionali e istituzionali non si sarà mai credibili per toccare il mercato del lavoro o per toccare la riforma del fisco della pubblica amministrazione. Io vorrei garantirvi che qui non molla nessuno, ma in questi 1.000 giorni si lavora a testa alta per l'Italia. Si mette l'Italia in condizioni di competere, si smette di essere un ostacolo per gli altri. E si fa quello che avete fatto con la Brebemi. Il palazzo risponde toccato. Il tempo sta scadendo ormai. Tieni palla, dai, il pareggio mai non lo firmerai. Perché non cambi mai. Il sogno è ancora intatto e tu lo sai. Piaciuto, anche se capisco che noi oggi non dovremmo stare in piedi, però la squadra si è sforzata di fare quelle 2 cose che abbiamo provato e che abbiamo tentato di provare. Poi è normale che non sempre riesce, ma a me interessa che lo vogliono fare.
che lo provano. Se n'è andato e non ritorna più. La simpatia in agumblanare non c'è più. Il tuo sorriso dolce non risponde più. Non c'è autoscuola, non c'è autogrill, non c'è sorriso, non c'è il tuo appeal. La tua canzone mi dà emozione, mia simpatia, che la mia saprete una buata. Negli spogliatoi poi è il primo a celebrare il fenomeno Zemanlandia. Tanto di cappello no, ma di cappellino sì. Beh, ci sono dei ragazzi molto bravi, molto determinati, che hanno dei grandi stimoli e sono diretti in maniera impeccabile da un allenatore che mi sembra che negli ultimi anni abbia dimostrato di essere validissimo. Dove ero anche considerato tra i migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa. Dopo 98 che ero a Roma, poi ho finito praticamente a allenare grazie alle mie... E come si riesce a immaginare qualcosa? Se le immagini ci vengono sempre fornite da altri. Chi di voi ha letto 1984? Brava. Cos'è il bipensiero? Avere due pensieri opposti contemporaneamente e credere che entrambi siano veri, giusto? Eccellente, Meredith. Significa credere scientemente a delle bugie pur sapendo che sono tali. Sogno non si avvera quasi mai. E va bene, diciamolo, oggi la politica non dà molte speranze. Una valanga di emendamenti, il Senato impantanato, le solite promesse di Renzi su tempi certi per i pagamenti della pubblica amministrazione, per le grandi opere, se vabbè, ciao. No, diciamolo, oggi la politica non dà grandi speranze. Se leggi che il sospetto dei giudici oggi, lo scrive Repubblica, e che il gesto di Galan non fosse nemmeno vero, fosse il certificato medico di una vecchia frattura amplificato da una fasciatura posticcia. Speriamo che non sia vero, speriamolo per Galan, speriamolo per l'Italia. Sì, è vero, c'è la Concordia che si muove, ma l'abbiamo già raccontato ieri. E allora oggi bisogna buttarsi sul calcio per avere speranza, estrionismo, spettacolarità. Bisogna buttarsi su questo straordinario intreccio che riguarda le grandi telenovelas del calciomercato, Astori che prima è della Lazio, poi firma per il Cagliari, poi passa alla Roma. Beh, questo sì, questa è grande scenografia, è grande storia. E poi ovviamente c'è Zeman. E allora oggi voglio dirvi che la storia di Zeman quest'anno, l'allenatore che ritorna in campo, non è una storia da calcio, non è una storia da addetti ai lavori, è una storia un po' più complicata, una storia più grande, una storia più bella. Gli altri lavorano in base ai soldi, aveva detto il boemo, noi in base alle idee. Benvenuti a Zemanlandia. E il risultato è casuale, la prestazione no, grande affermazione. Non importa quando corri, ma perché corri e soprattutto dove corri, ma in fondo non è questa anche una massima di vita? Benvenuti allora dove Davide lancia la sua sfida sportiva a Golia. Nella mia carriera, dice Zeman, mi sono procurato tanti nemici, meglio così, loro per me rappresentano uno stimolo. E allora benvenuti a Zemanlandia, perché non si può piacere a tutti se si ha carattere. Benvenuti alla corte dell'uomo che aveva, unico in Italia, e se ne vantava, il privilegio di non piacere a Gianni Agnelli. Dovrebbe avere gratitudine, diceva l'avvocato, perché la Juve ha salvato suo zio dal comunismo. Non mi piace il suo modo di allenare. Benvenuti a Zemanlandia, nella geografia dell'impossibile che, come per prodigio, quando meno te l'aspetti si tramuta in realtà. Lo so, mi converrebbe dire che sono cambiato, ma per me è sempre tutto uguale. È chiaro che si rischia, ma se fai 90 gol in un campionato non ti preoccupi di quanti ne prendi. Ecco, Zemanlandia è stato questo, un'idea dello spirito, un'idea dello sport. Benvenuti in uno scenario di croce e delizie, di emozioni grandissime, in uno spazio di geometrie e di strategia coltivate con fatica, con ostinazione, con tenacia. Modulo e sistemi di allenamento io non li cambierò mai. Per coprire il campo non esiste uno schema migliore del 4-3-3.
benvenuti a Zemanlandia in una lunga e complessa storia che si tiene in equilibrio fra la Mitteleuropa, la Sicilia, fra la Praga pre-sessantottina, la Puglia degli anni 90 e la Sardegna del XXI secolo. Benvenuto fra il calcio degli anni 90 del secolo Novecento e quelli del terzo millennio. Penso, dice Zeman, anche per i giocatori, che sia più soddisfacente costruire piuttosto che demolire. Per distruggere devi usare le maniere forti e io invece sono un uomo di pace. Benvenuti nel luogo di una coerenza difficile, conquistata a fatica. Non sono io che ho divorziato dalla Roma, è Sensi che ha divorziato da me, è diverso. Benvenuti dentro il senso di una carriera scolpita nel profilo della complessità, ma coronata dalla leggiadria di una bellezza neoclassica. Mi chiedete che cosa amo? Semplice. Della mia squadra vorrei che riuscisse in ogni caso ad avvicinare la gente e a trasmettere delle emozioni. Benvenuti nel campo delle opinioni scomode e dei pensieri controvento. Moggi è un nemico del calcio, è nemico di tutti quelli che amano il calcio e che non l'hanno seguito e che non la pensano come lui, me compreso. Quindi benvenuti a Zemanlandia, luogo metafisico dello sport ma anche della vita, dentro una storia bella e ricca di colpi di scena come in un romanzo di Alessandro Dumas. Benvenuti dentro un racconto costruito nello spazio lungo di una vita, temprando il carattere con la fatica dei muscoli e delle idee. A me piace lavorare, dice Zeman, più con quelli con cui c'è da fare e con cui c'è da discutere. Con loro si comincia con le buone e poi si finisce con le cattive, magari mettendo qualcuno fuori squadra, ma a me piace la gente che bisogna motivare, quelli a cui si può ancora insegnare qualcosa. Benvenuti nel cuore della battaglia. Il talento, dice il boemo, conta tantissimo, è più facile, si è avvantaggiati, ma anche senza si riesce ad andare avanti. Chi tratta meglio il pallone si chiama artista. Esistono gli artisti, ma non è detto che 11 artisti riescano sempre a battere 11 onesti artigiani. Benvenuti a Zemanlandia, in un intreccio fatto di ascese, discese, di vittorie epiche, di tradimenti imprevedibili, di sorprendenti resurrezioni, di continue sfide con la storia, l'ultima delle quali inizia in questo prossimo campionato, proprio nel pieno di quest'estate, con gli allenamenti di zaini carichi d'acqua caricati sulle spalle e gradoni scalati a fatica per trempare i muscoli. Sì, siamo qua in ritiro per lavorare, dice Zeman, per prepararci per la stagione, è normale che si fatichi, so che se fossimo andati a Villaggio Vatur sarebbe stato diverso. Benvenuti, perché entriamo ancora una volta nel grande racconto, quello dove gli uomini trasfigurano la missione dello sport e la trasformano in una grande epopea. Partire da Praga, quando c'era Jan Palanc, correva l'anno 68, e da Cinisi nel 70, quando c'era ancora Peppino Impastato. Partire da squadre piccole, su campi polverosi, da Carini, dal Bacigalupo, arrivare a Foggia da cecoslovacco prima della caduta del muro di Berlino, tornarci 2 anni più tardi da ceco e da boemo dopo la caduta del muro in un altro tempo, arrivare alla Roma con il passaporto italiano, arrivare a Napoli da cittadino dell'Europa per vincere ed essere esonerato in modo amarissimo anche per la propria passione e per le proprie idee. Raramente, disse Zeman, mi capitò di dire una bugia in questo campionato e per questo mi sento molto solo. È un mondo, il nostro, in cui di bugie se ne dicono tanti. Arrivare a Zemanlandia quando ti chiedono se hai mai pagato per le tue idee e divertirsi a mettere in fuori gioco il vittimismo. La mia fortuna, disse lui scherzando fino ad ora, è che mi hanno sempre pagato per giocare. Essere a Zemanlandia e dire quello che si pensa in ogni caso, esserci e combattere contro lo star system per uno sport pulito. Se l'essenza del calcio è il doping, disse, o il comprare gli arbitri, disse, allora io sono molto lontano da tutto questo, sono da un'altra parte, sono in un'altra essenza, in un altro sport. Essere a Zemanlandia e sapere che anche la coerenza si paga. Io per le mie convinzioni sono rimasto fuori dal grande giro per più di 10 anni, ma non me ne pento. Essere a Zemanlandia come nella Penny Lane dei Beatles, come nella Itaca di Omero, nella casa in cui si torna per amore, esserci per abitare un luogo di utopia possibile. A mio parere, dice Zeman, la grande popolarità che è il calcio non è dovuta alle farmacie o agli uffici finanziari, bensì al fatto che in ogni piazza, in ogni angolo del mondo, c'è un bambino che gioca e si diverte con il pallone fra i piedi. Essere a Zemanlandia per non farsi omologare. Il calcio oggi è sempre più un'industria e sempre meno un gioco, ma per fortuna, dice, c'è qualcuno che ancora continua a pensare al gioco. Essere Zenex Zenan o con un volto
che pare scolpito nel cuoio, con la brace di una sigaretta eternamente accesa in bocca, con un grido di gioia dissimulato nel silenzio e con un destino inscritto profondamente nel cuore. Io senza calcio non sto bene, forse per me arriverei a morire in tuta, a 90 anni, all'aria aperta, a insegnare a pallone a qualche ragazzo che avesse ancora voglia di stare a sentire un vecchio. Essere Zeman anche per la sua arma migliore, la sua sublime ironia. Se dipendesse da me, mi confermerei sempre. Essere Zeman perché tutte le partite partono 0-0, sono le squadre che fanno i risultati. Essere Zeman perché talvolta i perdenti hanno più da insegnare dei vincenti. Essere con Zeman perché comunque vada, quest'anno la storia sarà lui. Grazie! Teleselezione oggi comincia da qui! Ideologicamente proibito agli schemi d'attacco, il palazzo risponde toccato.